Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dal titolo Didattica in 3D con Google Tour Creator. Vedremo questo nuovo strumento di Google che è stato rilasciato all'inizio di quest'anno, del 2018, che permette appunto di creare dei tour, un po' come il Google Tour Builder, però in 3D, in realtà virtuale, che potranno anche essere visionati ed esperienziati con i Google Cardboard. Il diretto antesignano di Google Tour Creator è Google Tour Builder, che è lo strumento di Google per creare appunto dei tour. Ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Come vedete è raggiungibile da tourbuilder.withgoogle.com, ma basta fare una semplice ricerca con le parole chiave Tour Builder. Bisogna avere un account di Google e posso creare un qualsiasi tour. Il tour a cui posso dare un nome, facoltativamente il titolo dell'autore e cominciare a creare. Google Tour Builder era ed è un ottimo strumento per aiutare gli studenti a familiarizzare con la geografia. Infatti posso aggiungere delle location, ad esempio la muraglia cinese, cliccare. E subito il sistema mi porta nel luogo richiesto. Posso aggiungere al mio tour quindi diverse tappe alle quali posso aggiungere poi foto e video. Lo uso molto a lezione. Ne ho parlato in un recente webinar proprio per la casa editrice La Scuola. Ne ho alcuni fatti dai miei studenti. Vedete ad esempio c'è questo tour dell'Asia dove ho chiesto in 7 tappe di descrivere 7 grandi luoghi dell'Asia, riportando 3 informazioni ed una immagine significativa per ciascuna tappa. Google Tour Builder è dunque uno strumento ancora valido per la didattica della geografia, ma è stato superato o implementato, diciamo così, da altri strumenti molto più accattivanti. Uno di questi è appunto Google Expeditions. Vi ho riportato un video che ve ne mostra il funzionamento. Questa è appunto la presentazione. C'è questo ragazzo che dice che è un appassionato di grattacieli e infatti nella propria classe di geografia a scuola, grazie ai Google Cardboard, è riuscito a vedere il Burj Khalifa in un'esperienza collettiva guidata dal docente e insieme ai propri compagni. Ecco, il vantaggio di Google Expeditions, che era un progetto pilota nato in casa Google circa 3 anni fa, era proprio quello che il docente poteva guidare un'esperienza in realtà virtuale per i propri studenti. Quindi il docente mostra determinati luoghi e può far focalizzare l'attenzione degli studenti su determinati ambienti e gli studenti con i propri Google Cardboard, ovvero questi occhialini di cartone dal costo irrisorio, riescono tutti a vedere le stesse cose. Ma le proposte di Google non si sono fermate e si è arrivati a Google VR. Google VR è il portale che mette insieme tutte le esperienze di realtà virtuale di Google. Ecco allora che ci vengono presentati i Daydream, gli occhiali professionali col puntatore di Google, Google Earth in realtà virtuale, il Tilt Brush che poi vedremo per disegnare in 3 dimensioni e appunto i Google Cardboard, Google Expeditions che in italiano è stato tradotto con Google Esplorazioni, Jump e tutta un'altra serie di strumenti per gli sviluppatori. Ne approfitto per farvi vedere appunto i Google Cardboard più da vicino. Cardboard appunto significa cartone e sono occhialini di cartone e sono occhialini di cartone dentro i quali posso inserire il mio smartphone che grazie a un'apposita app può farmi provare l'ebbrezza della realtà virtuale alla modica cifra di 5 dollari. Se clicchiamo su Scopri di più, vediamo infatti che Google ci presenta tutto lo strumento
e ci permette anche di trovare un visore secondo le nostre necessità. Quindi dal sito di Google posso comprare direttamente un visore, abbiamo il prezzo in dollari e l'equivalenza in euro. Ce ne sono di più tecnologici, vedete, al costo di 13 euro, e ce ne sono di più semplici come il Nox V2, che è poi quello che avete visto nel video appena mostrato, che costa semplicemente 6 euro. E così via, vedete, ce ne sono addirittura di ancora più economici. Questo ha un costo di 4,97 euro. Potete quindi acquistarli direttamente sul sito di Google, basta appunto cliccare su Acquista. Passando in rassegna alcuni degli strumenti di Google per la realtà virtuale, il primo in cui incappiamo è appunto Tilt Brush. Vediamo un video di presentazione. Come avete potuto notare, è uno strumento che ci permette di disegnare, colorare, creare in tre dimensioni. Funziona però solamente con visori professionali e quindi non è proprio alla portata di tutti gli insegnanti. Molto più interessante è il Daydream. Il Daydream, che diciamo così, è una versione professionale dei Google Cardboard. Quindi un visore dentro il quale posso inserire sempre il mio smartphone e che ha anche un puntatore. Ecco un video di presentazione. Faccio notare come indica alcuni degli smartphone con cui funziona. Quindi il Moto Z2 Force, Google Pixel, alcuni Huawei e così via. C'è poi Google Blocks, quindi un ambiente di programmazione virtuale che ci permette di costruire oggetti in 3D per poi condividerli sul portale della realtà virtuale di Google. When you think of virtual reality, you envision being immersed in beautiful, imaginative places. But without 3D objects to fill them, these places aren't nearly as special. Today, 3D modeling is done on two-dimensional screens, but our world is not two-dimensional, and designing for it shouldn't be either. That's why we built Blocks, a free app for the HTC Vive and Oculus Rift that lets you even. Come vedete, per ora, anche in questo caso, l'applicazione funziona solo per Oculus Rift e gli HTC, quindi due visori professionali, il cui costo è ancora piuttosto alto per una scuola. Lets you easily create beautiful 3D objects in no time.
Using a set of simple tools, you can insert shapes, move them, paint them, or modify them. Once you've created your model, you can export it or publish it to the web for others to see. To learn more, visit vr.google.com/blocks. Dopo aver fatto una carrellata degli strumenti più futuristici di Google, voglio presentarvi Google Poly. Google Poly non è nient'altro che la piattaforma su cui si possono condividere tutte le esperienze in realtà virtuale create con il mondo Google. Per raggiungerlo basta digitare Google Poly sul motore di ricerca e andremo al sito poly.google.com. Ecco che allora possiamo esplorare tutto quello che è stato creato e condiviso con i diversi strumenti di Google VR. In primo piano ho diversi oggetti ed esperienze, ma per fare meno confusione posso usare il menu in alto a sinistra. Ecco che allora posso vedere semplicemente oggetti creati con Tilt Brush, oggetti creati con Google Blocks e qua ci sono proprio i tour creati con Google Tour Creator. Per cercare oggetti e animali in 3D in maniera più specifica ci sono queste comodissime etichette. Ecco allora che posso cercare ad esempio oggetti, ce ne sono di diverso tipo, alcuni più interessanti, altri meno, oppure ad esempio animali. Ad esempio incappo in questo splendido ragnetto, ci clicco sopra e vedete come posso online muovere l'oggetto in 3D, posso condividerlo, scaricarlo quindi nei maggiori formati per la gestione di 3D, OBJ, FBX e GTF, oppure addirittura posso creare una GIF animata, deciderò le proporzioni dell'immagine e la velocità con cui deve ruotare. E potrò quindi scaricare sul mio computer, cliccando appunto su scarica, la GIF animata. In arredamento e casa posso trovare anche creazioni più particolari. Ecco ad esempio un 2-bed apartment che posso attraversare come meglio credo. Posso metterlo cliccando qui a tutto schermo e cliccando qua sul mirino mi dice come posso utilizzare i tasti del mouse per un'esperienza più veloce. Quindi col tasto sinistro posso ruotare l'immagine. Con la rotellina del mouse posso andare avanti e indietro e quindi spostarmi all'interno dell'immagine. Tenendo premuto il tasto destro posso, come vedete, modificare l'asse della mia visuale. Ecco così che posso attraversare gli oggetti in 3D. Google inoltre ha reso possibile la fruizione di Google Earth, la sua grande piattaforma che mappa il pianeta, proprio in realtà virtuale. Ve ne faccio vedere un piccolo esempio. Come vedete, in questo caso la ragazza usa un visore professionale, ma nulla naturalmente vieta di usare i nostri Google Cardboard. Quindi tutto quello che è stato condiviso su Google Earth può essere attraversato grazie alla realtà virtuale. We'll be right back.
E arriviamo finalmente all'ultimo nato in casa Google dal punto di vista della realtà virtuale, ovvero proprio Google Tour Creator. Per raggiungerlo basta che clicchiate sull'immagine del mio PowerPoint, oppure basta digitare Tour Creator sul motore di ricerca. Ed ecco che vengo subito rimandato a vr.google.com/tourcreator. Come vedete, in alto a destra mi mostra altri strumenti che abbiamo già visto di Google VR e posso, cliccando su Get Started, cominciare il mio tour. Prima di cominciare un nuovo tour, posso dare un'occhiata ai templates. Sono praticamente dei tour già fatti che mi mostrano alcune delle possibilità dello strumento. Come vedete, posso ad esempio creare o fruire di timeline storiche, posso attraversare determinati luoghi, un viaggio al Polo Nord, oppure 8 scene a Rio de Janeiro e così via, ma posso usarlo per tutte le materie, ad esempio in religione visitare i luoghi sacri di Gerusalemme, o addirittura imparare a conoscere meglio il sistema respiratorio oppure il sistema muscolare umano. Clicco sui luoghi sacri di Gerusalemme per farvi vedere in cosa consiste. In realtà qua è stata creata una copia, questo significa che posso modificare a mio piacere tutti i template già presenti, ad esempio traducendoli in italiano. Vedete, ogni tour ha una copertina dove io posso inserire un'immagine che poi viene riprodotta con questo bellissimo effetto luminoso e opaco, dare un titolo, scegliere una categoria ed inserire una descrizione. Per ogni tour posso poi inserire diverse tappe. Ecco, ad esempio la prima. A ogni tappa, come vedete, è collegabile uno scenario in 3D, una descrizione a cui posso abbinare una narrazione, in questo caso è in inglese. Jerusalem, located in eastern central Israel, about 34 kilometers west of the Dead Sea, Jerusalem was founded in approximately 3000 BC. While La narrazione della scena automaticamente parte quando io visualizzo il mio tour. Questo è in modalità edit, è in modalità creazione, ma in modalità visione vi farò vedere poi in cosa consiste. All'interno del mio panorama in 3D posso inserire dei punti di interesse, sono quelli riconoscibili appunto con la I. Se clicco sopra, ecco che anche il punto di interesse ha a sua volta una descrizione, posso inserire delle immagini e ha una narrazione. Majestic walls surround the narrow cobblestone streets and ancient buildings of Jerusalem's old city. Nella schermata home di Tour Creator, vedete, ci sono anche i tour che sono stati creati dall'utente. Ecco allora, ad esempio, che ho provato una traduzione del template sul sistema respiratorio, proprio per farvi vedere come può essere molto interessante utilizzare lo strumento anche nella didattica delle scienze, ad esempio. Ecco allora che ci sono i polmoni, il centro del sistema respiratorio, con una descrizione: metti la tua mano sul petto, inspira ed espira, si alza e si abbassa proprio a causa dei polmoni, che si riempiono come palloncini mentre inspiri. Gli studenti così potranno vedere in 3D queste rappresentazioni molto belle dei polmoni ed eventualmente approfondire alcuni elementi, ad esempio questo sul polmone sinistro, e dice che è diviso in due parti o sezioni chiamate lobi, è più lungo e stretto del polmone destro, tuttavia è più piccolo proprio perché si trova vicino al cuore. Ecco che posso attraversare i diversi elementi, il sistema respiratorio, lo scambio d'aria, la trachea, le
Vedete, c'è questa bellissima rappresentazione in 3D della trachea umana. E andare dentro i polmoni, infine vedendo come il fumo rovina i polmoni stessi. Vedete, ad esempio, c'è questa immagine del tessuto polmonare di un fumatore. Quindi posso usare Google Tour Builder nella didattica della religione, delle scienze, della tecnologia, della storia, della geografia naturalmente, e perché no, anche dell'inglese. E posso farlo in due modi, o invitando i miei studenti a fruire di questi bellissimi tour, in modo che possano leggere ed ascoltare la narrazione in inglese. Lower Manhattan, New York City. New York City is divided into five boroughs or districts: the Bronx, Lower Manhattan, New York City. Così da poter perfezionare le proprie competenze nella lettura e nell'ascolto. Oppure possiamo dare incarico ai nostri studenti di creare un tour scrivendo informazioni in inglese e preparando e leggendo loro stessi la narrazione della scena. Ora che abbiamo compreso a grandi linee quali sono le funzionalità dello strumento, proviamo a creare un tour per conto nostro. Clicco su New Tour, do un titolo al tour e immaginiamo che io voglia fare un giro per Torino. Seleziono un'immagine, vi ricordo sempre la ricerca immagini di farla con Google e di farla in un certo modo. Ad esempio, se io cerco Torino, un'immagine di Torino, quindi devo cliccare su immagini, devo cliccare su strumenti, devo cliccare su dimensioni grandi. In questo modo avrò a mia disposizione già immagini di alta qualità. Ecco, questa è molto bella. Quando trovo un'immagine che mi piace, clicco sull'immagine e una volta che viene visualizzata più grande, devo cliccare con il tasto destro e cliccare su Apri l'immagine in un'altra scheda. Solo in questo momento avrò l'URL completo, quindi l'indirizzo web a cui si trova effettivamente la foto ad alta qualità. Quindi solo a questo punto, con il tasto destro, potrò salvare l'immagine con nome. Ecco allora che potrò andarla a selezionare una volta caricata sul mio computer e inserirla come cover del mio tour. Posso poi inserire una descrizione, appunto, e scegliere la categoria. In questo caso posso mettere architettura. Clicco quindi su Create. Ecco una funzionalità molto interessante di Google Tour Creator e che mi permette di utilizzare tutti i panorami esistenti in Google Street View. Ecco allora che se voglio cercare, ad esempio, Palazzo Reale di Torino, ecco che posso sfruttare questa interessante immagine. Se la visualizzazione mi piace, posso cliccare su Add Scene, altrimenti posso spostarmi con il mio Pacman e trovare altre visualizzazioni, vedete, spostandomi all'interno della città di Torino finché non avrò trovato la particolare visualizzazione che mi interessa. Allora, immaginiamo che questa sia quella che mi serve e clicco su Add Scene. Posso naturalmente riaggiustare la visualizzazione quando voglio e poi iniziare a inserire le informazioni. Se non mi soddisfano le immagini di Google Street View, posso con Upload caricare delle immagini a 360 gradi create da me. Come posso creare le immagini a 360 gradi? Ecco che vi ho portato una lista di tre fotocamere per scattare foto e girare video a 360 gradi, una di fascia bassa, una di fascia media e una di fascia alta. Naturalmente esiste, se volete risparmiare, un'app che è quella di Google Street View che potete scaricare direttamente sul vostro smartphone che vi permette di scattare delle immagini a 360 gradi in maniera completamente gratuita.
Ma se volete migliorare la qualità delle vostre immagini o addirittura girare video, ecco che ci sono le fotocamere professionali. Questa riportata nell'immagine è la Samsung Gear, ha un costo di circa 180 euro. Se volete una fotocamera di fascia media, la migliore è la Ricoh Theta 5, che costa 400 euro. Invece, se volete il non plus ultra, non vi resta che acquistare la GoPro Fusion a un costo di circa 800 euro. Nel PowerPoint, che poi potrete scaricare gratuitamente, vi ho riportato anche alcuni siti dove potete scaricare immagini free di alta qualità e sono Pixabay, Photos for Class, Unsplash. Su ognuno dei nomi avete il link al sito vero e proprio. Questo perché? Perché se utilizzate Google Tour Creator e in genere PowerPoint o un qualsiasi strumento per creare presentazioni all'interno dell'ambiente scolastico, non dovete crearvi problemi sulla proprietà delle immagini perché ne state facendo un uso personale. Se invece condividerete con l'esterno oppure creerete presentazioni, video, tour per partecipare a dei concorsi, allora è giusto che scegliate delle immagini che sono tutelate, ovvero che non hanno diritti d'autore. E questi sono i tre siti più importanti dove potete trovarle. Per tornare a noi, vi faccio un esempio di creazione di una paginata di Google Tour Creator sulla mia città, quindi su Fossano. Ecco allora che cerco il castello degli Acaia. Ecco, in questo caso vedete come la visualizzazione non è delle migliori perché il castello è coperto. Ecco allora che posso avanzare finché non trovo una visualizzazione ideale come questa. E aggiungo la scena. Ecco che posso aggiungere il titolo, il castello degli Acaia. Il titolo al massimo può essere lungo 50 caratteri. Mi viene riportato l'indirizzo della location e posso aggiungere una descrizione che ho precedentemente salvato. Il castello di Fossano, edificato come struttura difensiva da Filippo I di Acaia, venne poi trasformato dai Savoia in residenza signorile. Posso poi aggiungere un punto di interesse, quelli che poi vengono riconosciuti con la I. Ecco che sposto la mia I di punto di interesse al primo piano, aggiungo un titolo che è La Biblioteca. E posso aggiungere un testo che ho precedentemente selezionato, che mi dice appunto quanti testi sono riportati nella biblioteca. Posso aggiungere un'immagine, la vado a selezionare tra quelle che ho precedentemente scaricato e clicco su Add. Ecco che con le manigliette posso ingrandire, rimpicciolire e spostare la mia immagine. Posso aggiungere un altro punto di interesse, ad esempio il cortile interno che si trova al piano terra dell'edificio. Anche in questo caso posso aggiungere una descrizione e il gioco è fatto. Tornando alla descrizione principale, notate come posso fare appunto due cose. O inserire un audio ambientale oppure inserire la narrazione della scena. Ne seleziono una che ho precedentemente registrato. La ascolto per vedere se va bene. Il castello di Fossano, edificato come struttura difensiva da Filippo I di Acaia tra il 1324 e il 1332, venne poi trasformato dai Savoia in residenza signorile. Sono soddisfatto, quindi posso cliccare su Add. Molto bene, e la mia scena è completa. Posso a questo punto, cliccando su Add Scene,
aggiungere una seconda scena, in questo caso la chiesa di San Filippo, che è un po' il trionfo del barocco fossanese. Anche in questo caso posso modificare la visualizzazione. Vedete come la chiesa mi viene visualizzata da una facciata laterale, e allora posso spostare il mio Pac-Man per comodità verso la facciata principale. Anche in questo caso posso aggiustare la visualizzazione e cliccare su Add Scene. Ancora una volta, raggiunta la visualizzazione ottimale, inserisco il titolo, quindi San Filippo. Inserisco anche in questo caso una descrizione che ho precedentemente cercato e posso aggiungere un punto di interesse, che sono appunto gli interni della chiesa. Aggiungo una descrizione, mi dice appunto come gli interni siano un trionfo del barocco, perché ho stucchi, sculture di legno policrome, intarsi dorati e soprattutto decorazioni ad affresco dai tratti illusionistici. Anche in questo caso, dopo aver aggiustato la posizione, posso inserire un'immagine. Clicco su Add. La posso, sempre utilizzando le maneglette laterali, rimpicciolire e posso anche spostarla e centrarla. E posso anche inserire appunto un audio ambientale. In questo caso ho precedentemente selezionato una musica d'organo che secondo me si adatta molto bene al tour. La ascolto. Ok, la posso aggiungere. Posso aggiungere appunto anche la narrazione di una scena. Come registro le narrazioni? Le registro con Audacity, che è uno strumento completamente gratuito. Vedete che cercando sul motore di ricerca Audacity vado direttamente nella sezione Download. Posso scaricarlo per Windows, per Mac, addirittura per Linux. E vedete come è molto semplice. Posso selezionare il microfono, io utilizzo un Blue Snowball, quindi un microfono già abbastanza carino, che ha un costo di un'ottantina di euro. Cliccando sul tasto rosso posso semplicemente registrare. Anche in questo caso registro appunto la descrizione e quindi leggo: ricostruita tra il 1706 e il 1713 per il crescente numero, e così via. Una volta che ho registrato stoppo, posso facilmente selezionare la parte di audio che non mi interessa e cliccando su Del cancellarla, quindi sul tasto Cancel, sul tasto Delete, e una volta che il mio audio posso salvarlo, ovvero esportarlo come MP3. Do un titolo al mio MP3. Narrazione San Filippo e lo salvo. Ecco allora che posso andarmelo a ripescare e andarlo a riascoltare. Ricostruita tra il 1706 e il 1713 per il crescente numero di religiosi, sorge su una preesistenza realizzata solo 50 anni prima su progetto di Giovenale Boetto. Ecco, sono soddisfatto dell'audio, della sua qualità, e quindi posso cliccare su Add. Una volta che ho concluso l'impaginazione, clicco su Publish. Posso fare in due modi diversi, ovvero posso rendere pubblica oppure non listata la mia creazione. Non listata sarà visibile solo da chi conosce l'indirizzo preciso, altrimenti pubblica verrà inserita in Google Poly e sarà visibile a tutti. Ecco che mi apre appunto
Google Polling, posso cliccando sulla ghiera attivare il sottofondo e attivare la narrazione. Il castello di Fossano, edificato come struttura difensiva da Filippo I di Acaia tra il 1324 e il 1332, venne poi trasformato dai Savoia in residenza signorile. E questa è proprio l'esperienza di visione sia in 2D come nel nostro caso che in 3D, nel caso utilizzassimo i Google Cardboard, che avrebbe l'utente. Ricostruita tra il 1706 e il 1713 per il crescente numero di religiosi, sorge su una preesistenza realizzata solo 50 anni prima su progetto di Giovenale Boetto. Come vedete, parte in automatico l'audio e anche l'audio ambientale, ovvero la mia musica d'organo. Posso vedere l'immagine e leggere la descrizione del punto di interesse riguardante gli interni. E godermi questa splendida esperienza. Vediamo infine ulteriori utilizzi di Google Tour Creator in classe. Innanzitutto come resoconto di una gita scolastica, per creare un quiz virtuale o un'attività di comprensione ed infine per aiutare i miei studenti nella scrittura creativa. Per quanto riguarda il resoconto di una gita scolastica, posso fare in due modi diversi. Posso chiedere ai miei studenti di condividere una scena per gruppo oppure per singolo studente, inserendo appunto una narrazione ed eventualmente un audio ambientale, oppure condividere una singola scena chiedendo ai miei studenti, singolarmente o a coppie, di aggiungere un punto di interesse. Invece posso creare anche un quiz virtuale, un'attività di comprensione. Ad esempio, i miei studenti che stanno esperienziando la visita di San Vitale a Ravenna troveranno come punti di interesse alcune domande, come ad esempio che cosa rappresenta il mosaico, che li aiuteranno a focalizzarsi su alcuni elementi del luogo. Infine, la scrittura creativa. Posso condividere uno o una serie di panorami con i miei studenti in modo che loro possano costruire una narrazione usando come spunto, come ispirazione proprio i paesaggi che ho condiviso con loro. E possono naturalmente aggiungere la narrazione della scena per ogni paesaggio condiviso. Qui si conclude questa breve carrellata su Google Tour Creator. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al forum per qualsiasi richiesta di chiarimento o consiglio. Arrivederci.